150 minori allontanati da famiglie di 'ndrangheta con 30 madri che li hanno seguiti, 7 delle quali sono diventate collaboratrici di giustizia, sono alcuni numeri del progetto Liberi di Scegliere, avviato quando era presidente del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria dal giudice Roberto Di Bella, che oggi è a Catania. Un progetto arrivato nelle scuole grazie all'impegno dell'Associazione Culturale BS e che da giugno è diventato una legge regionale con la quale vengono finanziate 5 borse di studio da 2.000 euro. Davvero un unicum per in tutta Italia, quindi la Regione Calabria ha fatto davvero una svolta storica, una svolta epocale per quanto riguarda il mondo della giustizia minorile, facendo di questo progetto promosso appunto dall'Associazione BS, Associazione Culturale Bene Sociale, una legge regionale estesa anche a livello nazionale, proprio perché per educare i giovani al valore della libertà, al valore della scelta, perché la libertà di scegliere è il bene primario per la vita di ognuno di noi e anche per far comprendere ai ragazzi che attraverso questo percorso hanno una grande opportunità, quello di poter cambiare vita. Quello di poter andare via da un contesto familiare di criminalità mafiosa, di 'ndrangheta o di povertà educativa. Siamo molto contenti che ogni tanto la Calabria possa dare un esempio nel sociale. Quindi con questa legge, che spero diventi di interesse nazionale ed emulata anche in altre regioni, si dà la possibilità a molti giovani, figli di mafia, quindi con un passato turbolento, si dà la possibilità di potersi ravvedere e cercare un'inclusione sociale che troppo spesso manca. In collegamento con l'auditorium Casalinuovo, davanti a una platea di studenti delle varie scuole di Catanzaro, per l'iniziativa organizzata dall'Associazione La Voce della Legalità, presieduta da Giulia Anna Pucci, il giudice Di Bella ha sottolineato come la legge calabrese sia la prima in Italia che affronta in maniera decisa il tema della criminalità organizzata e dell'impatto sulla vita dei minori. Soprattutto i ragazzi che provengono da contesti sociali e familiari difficili hanno diritto a una nuova alternativa di vita, una nuova alternativa sociale e culturale, e questa alternativa rappresenta un riscatto non solo per i ragazzi che aderiscono al protocollo Liberi di Scegliere, ma per tutta la collettività. Il sostituto procuratore della distrettuale antimafia di Catanzaro, Anna Maria Frustaci, ha sottolineato come il giudice Di Bella ha capito per primo che 'ndrangheta non è una scelta, ma una strada che spesso si eredita e alla quale si può anche rinunciare. Il metodo Di Bella possiamo dire che è stato antesignano dell'intervento che lo Stato deve dare in queste situazioni delicate e difficili. In particolare ha compreso in modo efficace che per sgretolare un sistema di valori e di principi su cui si sorreggono le associazioni criminali bisogna intervenire sulle agenzie educative e quindi sulla famiglia e sulla scuola.